9 e 5 minuti, ben ritrovati in diretta, cari amici di Padre Pio TV. Dunque, come abbiamo detto all'inizio, Simona, oggi ci vogliamo concentrare su un aspetto particolare della spiritualità di Padre Pio e nei confronti di Padre Pio, perché come abbiamo detto all'inizio, oggi ci soffermeremo su un Padre Pio visto al giovanile. E allora io voglio salutare, perché è presente con noi nei nostri studi, Alessio Crisetti, un giovane di San Giovanni Rotondo che è anche responsabile del servizio liturgico del santuario. Avrebbe dovuto esserci con noi anche Diego da Roma, dei gruppi di preghiera di Padre Pio, un gruppo di preghiera giovanile. Purtroppo ha avuto un piccolo imprevisto di salute, lo salutiamo e lo ringraziamo sperando di poterci risentire nei prossimi giorni. Con Alessio comunque possiamo tranquillamente chiacchierare di questo aspetto alla luce anche della giornata mondiale della gioventù che, Alessio, tu hai vissuto in prima persona a Lisbona il mese scorso. Allora ti chiederei subito, prima poi di lasciare anche la parola a Simona, un ricordo a caldo, così come ti viene flash. Ricordo l'emozione di tantissima gente, perché eravamo 1,5 milioni di persone che dormivamo su questa spianata grandissima a fianco all'oceano. Abbiamo ascoltato tutti quanti la celebrazione del Papa e l'emozione di stare insieme a così tanta gente, quella rimane per sempre. Ecco, io mi ricollegherei proprio a questa immagine che ci hai dato, le tantissime persone. Si parla in questi giorni, ma in questo periodo spesso di intercultura, e sicuramente Cristo è stato il primo teorico di intercultura, perché ha detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, come fratelli. Che esperienza è stata la GMG? Quanto arricchisce condividere un momento così forte di fede, di spiritualità con tanti giovani di culture diverse, in un mondo che fa ancora così tanta fatica ad accogliere l'altro? Ecco, appunto, in questo mondo in cui è difficile stare tutti insieme, noi lì stavamo tutti insieme ed eravamo un unico popolo. E la cosa più bella era la gioia che c'era lì a Lisbona in quei giorni. Era una città festante, il centro di Lisbona era festante. Andavi in giro, potevi parlare con chiunque, tutti ti rispondevano con un sorriso. Gente di qualsiasi nazionalità che parlava qualsiasi lingua, ma eravamo tutti quanti un popolo, e questo si sentiva, ed era così particolare, così strano, perché è strano poi, certo, che ti colpiva, ed è la parte più bella della GMG, è l'esperienza, è vivere questa esperienza insieme a così tanti giovani, è la parte più bella che ogni giovane dovrebbe fare per cercare di capire che con l'altro, con l'altra cultura, bisogna cercare sempre di costruire dei ponti e non rimanere sulla propria identità culturale e rinchiudersi in questa identità culturale. Certo. Io credo che la GMG sia un evento che segni per la vita. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare anche nelle settimane precedenti diversi ragazzi, ormai non più ragazzi, che poi magari hanno partecipato a quella famosissima giornata mondiale della gioventù di Tor Vergata, qui stiamo parlando di 23 anni fa e quindi adesso ovviamente sono degli adulti o comunque dei giovani adulti, e il fatto che la GMG segni la vita delle persone credo che in qualche maniera poi produca anche degli effetti nel corso poi del passare degli anni. Ecco, tu hai già una maglietta So GMG, quindi sono GMG, porta quasi ad un'identificazione, passami questa espressione, che ti fa vivere poi i mesi, gli anni successivi in maniera diversa rispetto al passato. Sì, è quello che ci ha detto il Papa in quelle giornate, quello di lasciar crescere quello che è stato seminato in quei giorni, di non dimenticare quello che abbiamo vissuto in quei giorni e di riviverlo. Perché poi ci sono situazioni della vita, quando si torna nella vita quotidiana, in cui quella gioia, quella riscoperta della fede che un po' tutti abbiamo avuto vivendo questa esperienza, abbiamo vissuto, magari tendiamo a dimenticarla. Ricordarci di quei momenti, ricordarci di quelle parole ci permette di crescere spiritualmente e non solo. Anche perché poi bisogna metabolizzare, no? Perché sì, magari presi poi
dall'impeto del primo momento, ecco, tante cose passano, però poi quando vai a metabolizzare diciamo, l'esperienza si sedimenta, diventa tutto un po' più semplice. Voi avete avuto anche l'opportunità di vedere, conoscere magari qualcuno, questo ragazzino vestito di bianco che si chiama Papa Francesco, che insomma, nonostante i suoi problemi di salute, ha retto, come si suol dire. Che impressione avete avuto del Papa? Beh, la cosa che mi ha colpito quando eravamo al Campo de Grasa, quindi sulla spianata dove poi c'è stata la veglia la sera del sabato e poi la messa il giorno dopo, è stato che il Papa ha voluto girare per tutto il Campo de Grasa ed era enorme. E lui con la macchina è passato per tutte le strade, ha voluto incontrare tutti i giovani. E questa è una cosa che mi ha colpito. Avrebbe potuto soltanto viaggiare per un settore, per i primi settori, invece ha viaggiato per tutto, per tutta la spianata. E poi le parole del Papa e il silenzio che c'era durante le parole del Papa, perché ne eravamo tanti, e quando ci sono così tante persone riunite che sono tutte quante in silenzio ad ascoltare il Papa, anche quella è una... È un momento che ti colpisce. Il silenzio che parla, come si suol dire. Ecco, il Papa nelle sue tante parole ha detto anche una frase che mi ha colpito molto. Ha detto: non siate amministratori di paure, ma imprenditori di sogni. E oggi posso comprendere come sia molto difficile per i giovani credere nei propri sogni, credere nel futuro, un futuro che spaventa, in una società che dà molte meno certezze ai giovani di oggi. Per cui Papa Francesco ha invitato tutti alla costruzione di sé, alla costruzione dei progetti, sempre con quell'entusiasmo che lui dimostra in prima persona. Per cui in che modo vivi tu, Alessio, il futuro, e cosa ti senti di consigliare, di dire a tutti i giovani come te che guardano al domani? Allora, provo, perché non sempre riesco, però provo a guardare al futuro sempre con speranza, con ottimismo, e devo dire che molte volte è difficile, però questa esperienza mi ha aiutato, perché il Papa ci ha detto anche: non temete, non abbiate paura. Sono state parole che in quel momento mi hanno aiutato e che mi porterò nel cuore. Cerco di vivere questa mia gioventù con rispetto dei valori per i quali credo, e cercando di essere, tra virgolette, diverso dagli altri. Noi giovani cattolici dobbiamo cercare di dare testimonianza, perché ne eravamo tanti lì quel giorno, però poi quando siamo nella società reale, nella vita quotidiana, ci rendiamo conto purtroppo di essere un po' in minoranza. Ci stiamo un po' soli. E quindi dobbiamo essere testimonianza verso i nostri coetanei, verso i nostri giovani, e cercare di avere più fiducia nella Chiesa. La Chiesa purtroppo è caratterizzata da tante fake news e da una brutta immagine, purtroppo. E questa cosa ai giovani non piace. Il consiglio che posso dare nel mio piccolo è di dargli una possibilità, di credere nella Chiesa e negli ambienti della Chiesa. Per me la Chiesa è stato uno dei primi ambienti che mi hanno permesso di scoprire la socialità al di fuori della mia famiglia, di avere i primi amici, e per questo non smetterò mai di ringraziarla. Il consiglio che do è appunto quello di dare una possibilità alla Chiesa e di non fermarsi a quello che pensano tutti sulla Chiesa. Proviamo ad essere dei giovani cattolici, non ce ne pentiremo. Allora Alessio, noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, tra pochi minuti penso che la regia sia già in contatto con Don Benito Giorgetta, che è un parroco di Termoli che ha avuto il privilegio di partecipare alla GMG a partire dal volo papale, ok? Quindi avremo un altro punto di vista di questo importante evento che si è vissuto. Noi, come dicevo, ci fermiamo, tu resta ancora qui con noi e poi proseguiamo la nostra chiacchierata.
Eccoci tornati, siamo ancora in compagnia con Alessio Crisetti e siamo in collegamento Skype con Don Benito Giorgetta, che io ringrazio e saluto. Buongiorno Don Benito. Buongiorno a voi. Parroco a San Timoteo, Termoli, che ha avuto una bella esperienza nella GMG che si è da pochissimo conclusa, perché ha avuto la possibilità di essere con il Papa sin dal volo papale, di poter condividere questo 42esimo viaggio apostolico con il Papa. Don Benito, tu sei stato già in realtà alla Giornata Mondiale della Gioventù quando eri un giovanissimo sacerdote. Sei tornato anche quest'anno con un'esperienza diversa. Ecco, quali sono state le emozioni di un po' di anni fa e le emozioni invece che hai potuto vivere ad agosto? Certo, le emozioni di qualche anno fa erano quelle di un giovane prete che accompagnava altri giovani della sua comunità parrocchiale o della comunità diocesana, quindi erano di meraviglia, di stupore, di coinvolgimento e di condivisione totale anche della precarietà a cui sono sottoposti i giovani, soprattutto qualche anno fa rispetto ad oggi. E invece ora ho partecipato in una maniera diversa, e in una maniera diciamo dietro le quinte, perché prima ciò che accadeva mi appariva come da un palcoscenico, invece questa volta ero dietro la tenda per partecipare a questo evento. Per la verità lo sto vivendo emozionalmente più in questi giorni successivi al pellegrinaggio stesso alla GMG che in quel momento, perché in quel momento ero frastornato, ero preso, non avevo nemmeno modo di come dire, depositare nel cuore la ricchezza di quando stavo vivendo. Ora con una sorta, come si dice, di flashback le rivivo tutte quante e le coloro delle emozioni che ho vissuto in quei giorni. Certamente emozioni belle, emozioni forti, emozioni uniche, irripetibili penso anche. Comunque sono state delle giornate di grazia, delle giornate di benedizione, non tanto e non solo per quello che io ho vissuto personalmente, ma soprattutto per quello che è accaduto per 1,5 milioni di giovani e per tutti coloro che li accompagnavano. E molti dicono che le giornate mondiali della gioventù non sono costituite solo da giovani, ma io preciso che non è la giornata mondiale dei giovani, è la giornata mondiale della gioventù, e si può essere giovani come lo è il Papa, che ha 86, ormai quasi 87 anni. E abbiamo visto, Don Benito, anche alcuni scatti che tu hai prontamente pubblicato sul tuo profilo social, che denotano anche questa giovinezza che non è anagrafica, ecco, mi passami questa indiscrezione, chiamiamola così, ma no, è una giovinezza dello spirito. Vabbè. Tante persone purtroppo sono un po' gelose dei loro anni, però ovviamente uno deve anche essere giovane dentro, come ha insegnato Papa Francesco, per in qualche maniera poi predicare anche agli stessi giovani. Tu hai avuto questa possibilità forte, anche penso sia il sogno di ogni giornalista cattolico, partecipare ad un volo papale nel corso del quale poi ogni collega rivolge una domanda al pontefice e ottiene una risposta personale. Tu hai avuto modo anche di consegnare un libro, giusto? Un libretto, ecco, per essere ancora più precisi, in viaggio con Papa Francesco. Allora ti chiederei di raccontarci le emozioni di quel momento, di quella consegna anche informale se vogliamo, e di ciò che ti ha detto il Papa alla consegna. Va bene, il Papa al momento della consegna è stato silenzioso, ha ascoltato, anche perché ho la fortuna, la gioia di essere conosciuto per nome e quindi personalmente dal Papa, tanto è vero che poi nella conferenza stampa del viaggio di ritorno ha citato la presenza di un parroco sull'aereo e addirittura ha citato anche la città di Termoli, se ricordandosela a memoria. Certo. Tra l'altro mi è venuto da sorridere perché tutte le volte che lui ha citato Termoli non l'ha mai pronunciata in maniera perfetta, diceva sempre Tremoli. Quando non ha letto
quando non ha letto, come nel caso della conferenza stampa di ritorno, l'ha detto bene, ha detto Termoli. Quindi niente di preparato, ecco. Il bello della diretta. Non preparato, ma quando ci ha colti tutti, e me in modo particolare, di sorpresa. Tornando al momento della consegna di questo libretto enigmistico, diciamo, perché si tratta di un libretto che parla per conoscere la vita del Papa, le sue giornate, i suoi impegni, il suo modo di vestire, il suo stemma episcopale, e poi, riferito alla Giornata Mondiale della Gioventù, le frasi più importanti, le frasi che hanno segnato un pochettino la colonna sonora di questa Giornata Mondiale della Gioventù. È chiaro che al Papa ho consegnato il numero zero, diciamo, di questo opuscolo, che proprio ieri, l'altro ieri, è stato reso noto da Amazon, quindi attualmente è acquistabile sulla piattaforma di Amazon. Scusate questo riferimento più di natura di pubblicitaria che altro, però per dire che, a giustifica del fatto che le frasi più importanti in quel momento non potevano essere scritte, quindi le abbiamo scritte successivamente al ritorno. Il Papa ha guardato, si è soffermato, ha sorriso, perché poi lui è riprodotto da una ragazza di 22 anni che è autistica, autrice dei disegni e delle animazioni che questo libretto contiene, insieme al padre Nunzio Rubino, che è con me coautore. Ha sorriso nel vedere riprodotto in una maniera fumettistica, diciamo. Ma poi ho avuto modo di consegnare al Papa anche altre cose che mi erano state date, per esempio da una mamma termolese, un'insegnante, certo, che è scrittrice di icone e ha riprodotto una icona a mo' di libretto con la figura di San Giuseppe e di Santa Teresa del Bambin Gesù, che sono i santi a cui il Papa è molto devoto. E difatti, quando gli ho raccontato questo, è stato molto, molto contento. Sì, dovremmo avere anche le foto della consegna, un'indicazione per la regia. Ecco, con il Papa anche che con il suo classico pollice alzato, no? In segno di, sì, ovviamente apprezzamento quello, per quanto quello, ha ricevuto. Tanto per commentare quella foto del Papa con il pollice alzato, quello è il modo di salutarmi quando mi vede. Ok. Difatti, Io ero il primo dopo la tendina, ecco, sì, questo Eccola è il momento qua, sì, in cui sta salutando me. Sì, sì, perché è vicino a Salvatore Scolozzi, che è il responsabile dei giornalisti e del viaggio papale, e quello è il momento in cui intercetta il mio sguardo, perché è appena passato dalla parte riservata a lui, a quella a noi giornalisti, e appena mi ha visto mi ha salutato in quel modo. Difatti la ragazza Ivana, quella che è autrice dei fumetti, della immagine fumettistica di Papa Francesco, ha fatto anche un video con il Papa, ma sempre in maniera fumettistica, che fa il segno dell'ok, perché è un gesto usuale per lui. Ecco, Don Benito, una curiosità, dato che si parlava, ecco, di questo rapporto molto, molto familiare con il Papa è solito dare dei soprannomi in genere un po' a tutti. Ha dato anche a te un soprannome? Don Tremoli, sì, vai. Don Tremoli. No, questa è una bella storia, perché quando me l'ha detta la prima volta, e ieri era proprio l'anniversario, quarto anniversario di quando me la disse, perché lui, essendo solito dare i soprannomi, evidentemente ha onorato anche me di questa carezza, di questa premura, di questa attenzione, e mi ha detto: tu sei Pelle di Giuda. Io sono rimasto sorpreso, direi anche mortificato, comunque interrogato e ammutolito nello stesso momento, perché mi è parsa qualcosa di poco buono, devo dire la verità, certo, la sensazione che ho avuto in quel momento. Però sono stato zitto, ho accettato e non ho osato chiedere, ho ripetuto soltanto: Santità, ma sono Pelle di Giuda? Sì, 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 tu sei Pelle di Giuda. Ho lasciato cadere lì la cosa con una grande inquietudine interiore, fino a quando sono andato alla ricerca in internet del significato di questa espressione, che è tipica argentina, ho scoperto successivamente,
E la vera risposta l'ho avuta quando l'anno successivo sono stato nella città di Spalato, nella sede universitaria, per una conferenza. Insieme a me c'era anche un professore di patrologia argentino, ma che è decano della Facoltà Teologica di Vienna. E lui io gli ho interrogato dicendo: ma conosci questa espressione? Lui ha detto: sì, sì, in Argentina si usa spesso. E significa che uno è un po' birbandello, uno che è giocherellone. Mi sono sentito libero da quintali di peso sul cuore. La volta successiva, che sono stato in udienza dal Papa proprio il 10 marzo scorso, l'ultima volta che personalmente sono stato ricevuto insieme al Vescovo e al Sindaco della città, finalmente libero da quel peso, ho detto: Santità, ma lei ricorda che soprannome mi ha dato? E lui dice: no, no, non ricordo. E io ho iniziato Pelle e lui ha concluso: Pelle di Giuda. Sì, Pelle di Giuda. Ho detto: finalmente ho il coraggio di chiederle, ma che significa? E lui candidamente, con un sorriso, mi ha detto: significa che sei un birichino. E questo mi ha sollevato nell'animo e così anche gratificato, dico la verità, perché sentirsi chiamato in una maniera così affettuosa dal Papa, a chi non farebbe piacere? Certo, a me ha fatto immenso piacere. Ecco, essere birichini poi significa anche un po' essere vivi, essere, ecco, giovani dentro. Faccio anche a te, Don Benito, la stessa domanda che ho fatto ad Alessio qui in studio, perché è importante avere una risposta e dare una risposta da due prospettive diverse. Cosa direbbe oggi lei ad un giovane per continuare a nutrire la speranza per il futuro, per il domani, in una realtà non semplice? Ricordiamo che lei qualche anno fa ha scritto anche un libro, Passiamo all'altra riva, un libro che trattava di criminalità. Insomma, in una realtà non facile, quella di oggi, cosa si sente di dire a un giovane per guardare al domani con più speranza? Gli dico, rubando al Papa, quando ha ripetuto in diverse sedi e anche in diverse modalità espressive, ma sicuramente con una grande carica e forza emotiva, todos, 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 lo ha ripetuto nel giorno in cui abbiamo vissuto la Via Crucis, lo ha ripetuto il giorno della veglia prima della celebrazione della messa del 6 agosto, e poi lo ha ripetuto anche con ulteriore determinazione e forza il giorno dell'omelia, quando c'erano presenti lì 1,5 milioni di giovani. E ha detto: la Chiesa è per tutti, la Chiesa non esclude nessuno, la Chiesa è inclusiva, la Chiesa è dialogica, la Chiesa crea dei ponti. Allora un giovane oggi direi: quale sia il tuo problema? Perché i giovani vivono anche momenti di scelta, di problematica, di disorientamento e così via, o qualsiasi sia la sua appartenenza religiosa, culturale, direi anche sessuale e così via, non si deve mai sentire giudicato o escluso dalla Chiesa. La Chiesa è madre e maestra, direbbe Giovanni XXIII nella sua famosa enciclica Mater et Magistra. E come madre e maestra si prende cura e premura di tutti i suoi figli. Allora, sei uno che ha fatto esperienza di droga, sei uno che è seppellito dal proprio egoismo, sei uno che è imprigionato dal proprio individualismo, sei uno che non sa che strada prendere, rivolgiti alla Chiesa. In lei troverai una madre che ha le braccia accoglienti. Non a caso a Roma, dove io mi trovo in questo momento, anzi colgo l'occasione per ringraziare la presidenza dell'AIMC, che significa Associazione Italiana Maestri Cattolici. Sono qui a Roma per altri motivi, per altri impegni, e sono ospite di questa struttura e sto utilizzando lo studio della presidente nazionale, che è una termolese, Esther Flocco, che ringrazio e saluto. Perdonate anche quest'altro spot pubblicitario veloce. Ecco, la Chiesa è madre e maestra, e l'abbraccio della Chiesa è rappresentato con il colonnato del Bernini. Il colonnato del Bernini dice che la Chiesa ha le sue braccia allargate e include tutti. Mi piace pensare questo perché ho sempre creduto che l'amore di Dio circoscrive sempre tutti i peccati e tutti i peccatori.
non c'è un peccato che possa andare oltre l'abbraccio infinito dell'amore di Dio. E così è anche per la Chiesa nei confronti soprattutto del mondo giovanile. Allora, Don Benito, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Come sempre, grazie grazie per a voi, la tua grazie disponibilità. A voi. Speriamo di risentirci presto. Io, visto che il tempo corre, voglio chiudere con Alessio una battuta relativamente anche, ovviamente, ai giovani del servizio liturgico del Santuario di San Giovanni Rotondo che animano le celebrazioni. Come vi state preparando a questa veglia di Padre Pio e alla festa? Una battuta. Con molta gioia. Speriamo di poter accogliere un numero ancora più grande quest'anno di persone alla partecipazione della veglia, un numero ancora più grande di giovani, anzi invito dei giovani se volessero a raggiungerci qui a San Giovanni Rotondo per il servizio all'altare, ma anche semplicemente per partecipare alle celebrazioni di San Pio, e non vediamo l'ora di partecipare a questo evento che per noi ogni anno è sempre importantissimo. Grazie, grazie, grazie anche a te, grazie Alessio, per aver grazie, partecipato. Grazie a voi. E adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi riprendiamo con il nostro programma.